Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi andremo a vedere questo nuovo glitch per avere i jogger mimetici. Prima di iniziare con il video, però, come sempre vi chiedo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale, di passare per i canali del Team Glitch che troverete sotto nella descrizione e di iscrivervi ai canali Telegram dove troverete supporto per fare il glitch o semplicemente scambiarvi i casi Bogdan. Requisiti per fare questo glitch, ragazzi, dovrete avere un amico che vi farà da spalla e dovrete avere un'attività recente di un vostro amico che abbia svolto appunto un elenco partite. Trovate questo elenco partite, ragazzi, andate su Option Online, attività via attività create da Rockstar, modalità competizione e andate a cercare la missione Sete di Potere che si trova verso la fine. Una volta trovata questa missione, ragazzi, come vedete sono 7, potete avviarne una qualunque di queste sete di potere. Comunque, io ho avviato la 5, facciamo conferma per far partire l'attività. Ora nella lobby andiamo a mettere primo a vincere un round in modo tale che ci sbrighiamo e facciamo partire la missione una volta che il nostro amico sarà entrato anche lui nella lobby. Ora su questa schermata, come potete, in base alla squadra dove vi posizionerete, potrete scegliere i jogger mimetici che volete. Ora qui noi siamo solamente in due, ma penso che se siamo in quattro comunque ci sarà arancione, viola, verde e rosa come colore. Ora comunque, prima di iniziare appunto la missione, ricontrollate bene di avere l'elenco partita che vi avevo detto, quindi che troverete tramite le attività recenti del vostro amico. Quindi posizionatevi sopra la scritta elenco P evento e doppio tasto PS per tornare a gioco. Ora iniziate la gara. Qui quello che dovrete fare innanzitutto dite al vostro amico di o uccidervi lui a voi o voi a lui. L'importante è che uno dei due sia sempre in vantaggio di un punto in modo tale che la gara finisca il prima possibile. Ora comunque vi accelero un po' la clip perché se no ci rompiamo i coglioni. A little bit, but not as long as Littlefoot. Oversensitive, and then we blame it on political correctness. That shit got me pessimistic. Why we try to please them all and ask for it? Una volta che sarà finita la gara, ragazzi, ci troveremo su questa schermata qui. Ora non spingiamo assolutamente nulla, come vedrete, non appena scadrà il tempo, andremo a finire su quest'altro tipo di schermata. Una volta su questa schermata diciamo al nostro amico di andare a selezionare appunto la scritta rigioca, noi invece rimaniamo fermi sul primo quadrato e non appena vedremo il timing che arriverà a un secondo dovremmo fare X per mettere la spunta su il primo riquadro dove siamo posizionati noi, fare doppio tasto PS, fare X su elenco partite, ci riporterà a questa schermata. E ora di continuo fare doppio tasto PS X, ragazzi. Questo lo dovremmo fare per un bel po' di tempo finché non vedremo la telecamera sotto del gioco che ci sta riportando nella sessione. Come vedete, stiamo tornando in sessione. Ma è una sessione diciamo buggata della missione. Ora ci troveremo con questa schermata nera, qui facciamo cerchio, ora saremo buggati, andiamo su Option Online, Criminal Enterprise Starter Pack, una volta avviato facciamo cerchio e ci saremmo sfrizzati.
A questo punto, ragazzi, quello che dovremmo fare è semplicissimo: menu interazione, andiamo su stile, accessori e mettiamoci dei guanti qualunque. Un paio di guanti qualunque va benissimo. Una volta fatto questo, option online e andiamo a trovare una nuova sessione. Ora vedrete che quando respawneremo nel nostro vabbè, CEO, perché io sono partito da lì, avremo il completo che avevamo nella missione. Ed eccolo qua. Ora vi faccio vedere comunque che andiamo a cambiare una parte superiore e i jogger non cambieranno. Quindi andiamo a mettere uno smanicato. E vi faccio vedere anche che mettendo delle scarpe, appunto, questi pantaloni diventeranno jogger con le caviglie invisibili. Guardate bene. Ed ecco qua i nostri jogger mimetici con caviglie invisibili, vale sia per il personaggio uomo che per il personaggio donna. In più, come ho già detto, in base al numero di persone che avvieranno la missione, quindi se sarete in 4 li potrete portare arancioni, viola, verdi e rosa. Quindi se avete tutti questi amici che vi danno una mano, li potrete portare di tutti i colori. Bene ragazzi, spero il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, passate per i canali del Team Glitch che troverete sotto nella descrizione, iscrivetevi ai canali Telegram, noi ci vediamo alla prossima, bella per tutti!